signor Presidente, se vuole chiudere la serata indirizzando un saluto alle persone che sono venute ad ascoltarci questa sera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Scusate il ritardo, da buon politico italiano sono arrivato in ritardo. Mi perdonerete per questo, sono davvero felice, signor ambasciatore, signor direttore, per condividere questo momento, tra l'altro nel Teatro Pirandello, quindi in un luogo che già richiama un pezzo di cultura italiana. Stavo contando quando della tua università a Bologna una frase di un poeta peruviano che diceva una cosa straordinaria e che vale per il tuo futuro in Bologna, sto cercando, adesso la trovo, me la sono segnata appositamente, che vale per il tuo futuro a Bologna, ma vale anche per gli sforzi del professor Orefici, perché vale per tutti coloro che hanno in questi giorni lavorato per cercare di valorizzare gli aspetti culturali. E questa frase di Vallejo che adesso vi trovo, adesso ve la dico dopo perché non la sto trovando, ma adesso sicuramente da qualche parte la ritroverò, dice sostanzialmente: più si sa, più si è liberi. Volevo fare quello bravo che la leggeva che la citava in spagnolo, ve la dico in italiano. E questo è molto importante. Vale per la scuola Raimondi, ma vale per chi fa scavi archeologici, vale per chi vive la cultura come scelta di vita. Più uno sa, più uno è in grado di conoscere, apprendere, più è libero. Ma forse quello che è interessante, anche alla luce delle cose che abbiamo sentito, è domandarci che cosa vogliamo imparare e come vogliamo imparare. Allora ecco che nasce questa missione in America Latina. Effettivamente è la prima volta che un Presidente del Consiglio arriva a Lima, ma voi sapete che c'è stato un Presidente della Repubblica. Io l'ho scoperto soltanto preparando questo viaggio. Non so se tu, Padre Ugo, già c'eri. No, ancora non c'eri e non eri ancora arrivato neanche tu. Era Gronchi. Perché lo dico con questo sorriso? Perché il famoso Gronchi Rosa, non pretendo che la scuola Raimondi lo conosca, ma il francobollo, chi di voi si ricorda il Gronchi Rosa? È un modo di dire, no? Nasce esattamente dal viaggio in Perù. Quel francobollo è un francobollo con i confini del Perù sbagliati. Io non lo sapevo, mi ha fatto molto sorridere questa cosa. Il celeberrimo Gronchi Rosa nasce dall'allora missione del Presidente della Repubblica. Tuttavia per noi questa missione è una missione che è partita in Cile, proseguirà da domani in Colombia e poi a Cuba, e nasce da un desiderio, che è quello di innanzitutto abbracciare le italiane e gli italiani che sono lontani dalla propria casa o che magari sono alla seconda, terza, quarta generazione, orgogliosi cittadini peruviani, ma anche con il cuore ancora contatuato il tricolore sopra. Quindi innanzitutto il primo motivo per cui il governo fa questa missione è per abbracciarvi e salutarvi, e come ha detto la Presidente del Comites, che noi non ci dimentichiamo di voi, così come sono certo che voi non vi dimentichiate, non dico del governo magari qualche volta di dimenticarvi, ma del paese. E poi, questo è quello che ha fatto partire l'applauso sul governo, fa il sottosegretario, è Mario Giro, ha fatto partire l'applauso perché ha sentito dire governo. In realtà abbiamo molte altre cose da capire e da approfondire in questo lungo viaggio, ma abbiamo anche alcune cose da dire. Innanzitutto che l'Italia è tornata. Dopo tanti anni di polemiche, di discussioni, di anche grossi litigi sulla figura e il ruolo dell'Italia all'estero, possiamo dirlo tutti insieme ad alta voce. L'Italia è tornata e vuole giocare il ruolo da protagonista. In Italia stiamo facendo, al di là delle valutazioni politiche, le riforme che servono, che rimettono finalmente il nostro paese dopo 3 anni di recessione alla crescita, era l'ora, che portano finalmente a tornare a crescere il numero degli occupati, e vorrei ben vedere, che portano a tornar su anche un po' di sano amor proprio e amor patrio nel nostro paese,
Ma l'Italia sarà tornata definitivamente quando tornerà a giocare un ruolo importantissimo nel mondo. E questo vale in tutto il mondo. Vale innanzitutto nella nostra Europa. Noi siamo stati impegnati in questi mesi e in queste ultime settimane in una grande battaglia di civiltà sulla questione dell'immigrazione. E voi che siete lontani da casa potete capirlo ancora meglio di noi. Quando sentivamo persone che dicevano tiriamo sui muri in Europa o che si lamentavano perché c'erano le operazioni e ci sono ancora di salvataggio in mare, io ho detto che preferisco perdere un voto o anche se necessario le elezioni che perdere la dignità davanti ai miei figli e lasciare affogare delle persone che chiedono semplicemente di fuggire dalla guerra e dalla povertà assoluta. E credo che questo dobbiamo essere orgogliosi del fatto che noi italiani su questo tema abbiamo dato la linea all'Europa. Ci hanno messo un po' di mesi, ma alla fine ci sono arrivati anche loro. Ci hanno messo molti mesi. Vale in Africa. Dice Matteo, vieni in Perù a parlarci dell'Africa. No, però voglio dirvi che l'Africa è un grande tema di sviluppo del futuro del nostro, per il nostro paese. Vale per i paesi lontani dell'Estremo Oriente, ma vale soprattutto per l'America, per le Americhe. Ora, io qui devo dire che sono anche molto orgoglioso di essere l'ex sindaco di Firenze, perché se l'America si chiama America, come sapete, il nome viene da Amerigo, poi si può discutere, a qualcuno piaceva, ad altri no. Meno male gli ha dato il nome America, se gli dava Vespuccia, sai come veniva bruttina come nome. Però al di là dell'orgoglio da ex sindaco di Firenze, oggi non parlerò di Firenze né di Fiorentina. Chi sta applaudendo è un tifoso romanista, beccatelo subito. Anche lei è romanista? Vabbè, le leviamo il passaporto, non si preoccupi. Scherzi, oggi no, lo dico, vedo la madre preoccupata, è soltanto che si è giocata oggi Roma-Fiorentina. La Fiorentina purtroppo ha perso, vabbè, ogni tanto capita. Però dicevo che non parlerò più di Firenze o delle origini, ma certo è che questo straordinario continente che è l'America, che sono le Americhe, ha avuto tanto dall'Italia e ha dato tanto all'Italia. Veniva ricordato fin dal 500, 600, i primi italiani che vennero a portare la pittura, allora si è detto i navigatori, ma anche le tante... gli architetti, le persone che hanno collaborato nel corso dei secoli a creare imprese, industrie o semplicemente che hanno vissuto qui inseguendo il proprio sogno. E quanti ne abbiamo accolti nel nostro paese? Dunque c'è una relazione che è una relazione di amicizia che è fortissima. E negli ultimi anni forse dovevamo coltivarla un po' di più, perché qui ci sta molto del nostro potenziale impegno nel settore della cooperazione e degli investimenti per il futuro. Vorrei essere chiaro, parleremo anche di business. Domani ci sarà un business forum con centinaia di persone. Quindi è un fatto bello, un'occasione di scambio, perché no? Ma quello che ci unisce innanzitutto è la cultura, cioè i nostri valori, cioè i nostri ideali. E allora, caro professore, oggi sono stato lieto anche di visitare Machu Picchu, anche se credo sia stata la visita più corta nella storia di Machu Picchu, perché abbiamo fatto, come ovvio, qualche ora per arrivare e dai 13 ai 14 minuti netti dentro quel luogo incantato, come pure sono incantate le località che state tutti i giorni, tutte le settimane scoprendo. E anche lì ancora una volta l'influsso, l'importanza dell'archeologia italiana, degli archeologi italiani, una sua allieva peraltro mi ha accolto su. Perché siamo davvero dappertutto. Siamo dappertutto con la nostra passione, con il nostro entusiasmo, con la nostra energia, con la voglia di non piangersi addosso. Trovo pochi esempi così belli in questo senso come l'esempio dei tanti che si sono impegnati nel sociale e nelle missioni. Sia chi oggi segue il servizio civile, il volontariato. Voglio dare una notizia sulla cooperazione internazionale. L'Italia aveva perso tante posizioni e da quest'anno torna a crescere l'investimento nella cooperazione internazionale. 120 milioni di euro in più quest'anno,
240 il prossimo anno e 360 il terzo anno. Perché? Perché non è credibile che un grande paese che vuole essere forte non abbia nessun tipo, che abbia, sia molto guardingo sulla cooperazione internazionale. Quindi ben vengano le iniziative della cooperazione internazionale, le 17 ONG che operano e che lei ha citato e i ragazzi del servizio civile. Dico però che non trovo tra tanti esempi un esempio più bello di quello di Padre Ugo, che è qui con noi e che oggi il primo ministro, presidente del Consiglio, te l'ho detto prima, mi ha definito come una istituzione. Cioè te sei un'istituzione in Perù, e anche se Don Luca ha scritto l'ultimo sogno di Padre Ugo, l'ultimo per ora, conoscendolo, sai quanti ce ne ha ancora. Anzi, facciamogli un bel applauso a Padre Ugo per la passione che ha messo, che è un sogno che un bambino, è un sogno che un bambino, tu devi fare da padrino, non ti faccio spendere nulla né a te né al governo italiano. Un padrino, dov'è il bambino? Cioè, è un sogno interessante. Questo è l'ultimo sogno, quello dei 5 asili a Cimbote, giusto? Cosa di me? Vedi che ce n'è già un altro, ha già preparato conoscendo. Poi questo poi ne parliamo. Allora, intanto volevo che salutassimo Padre Ugo con un applauso davvero di cuore. E però, anche perché Padre Ugo da anni mi dice tanto non verrai mai in Perù, invece sono venuto, adesso mi è toccato cambiare mestiere per venire, però sono venuto. Quello che però voglio dirvi concludendo, davvero ringraziando l'ambasciatore e il direttore, è che tutte queste cose qua che abbiamo detto, tutte queste cose che abbiamo citato, cosa tengono insieme? L'idea di quello che è l'Italia oggi. L'Italia è un paese meraviglioso per il proprio passato. Però, fermo lì lei, fermo lì te. Però non basta il passato. Tutto lo sforzo che stiamo cercando di fare a Roma, nell'azione di governo, nell'attività parlamentare, lo sa Fabio, lo sanno gli altri, non è finalizzato soltanto a dirci come siamo stati bravi in passato. È il desiderio profondo di prendere questa storia e di darle un futuro. Se ci pensate, per una mamma, per un babbo, per un papà, non c'è cosa più bella di pensare a delle cose positive per il dopo. Io trovo che sia fondamentale oggi che l'Italia torni ad essere se stessa come un paese che è visto in tutto il mondo come un grande faro di civiltà. Noi talvolta italiani ci buttiamo un po' giù, ci raccontiamo che le cose vanno tutte male. Ce ne sono di cose che vanno male, ma si possono cambiare e lo stiamo dimostrando. Quello che secondo me è fondamentale che accada ancora oggi è che tutti insieme, chi sta a migliaia di chilometri di distanza e chi sta in Italia, abbia la forza, la volontà, l'impegno di dire i grandi valori che noi rappresentiamo, che tengono insieme l'attività nel sociale, una missione, le iniziative culturali, uno scavo archeologico unico al mondo, una scuola, un'impresa che viene costruita con grande dedizione e passione, tutte queste cose siano il simbolo di un paese, l'Italia, che non si accontenta di vivere di ricordi. Ecco perché qui, e concludo, io so che molti di voi hanno nel cuore tanti ricordi, i ricordi magari di quando stavano in Italia, o i ricordi tramandati da generazioni intere. E dico che dobbiamo essere affezionati ai nostri ricordi, voler loro bene, ma c'è una cosa che è ancora più grande dei ricordi, che sono i nostri sogni per il domani, che sono i nostri progetti, che sono i nostri desideri più profondi. Io credo che l'Italia sia un paese che faccia bene a coccolare i propri ricordi, ma che abbia anche tanto bisogno di nuovi progetti e nuovi sogni. Tutte e tutti voi siete invitati a costruire questo progetto insieme. E non soltanto che qui in Perù ci sono occasioni di sviluppo economico, domani saremo al cantiere della metropolitana, poi andremo a fare il business forum, poi incontreremo il presidente, faremo tante cose. Ma al di là della singola cosa specifica, dobbiamo tornare ad avere curiosità per il domani, che ha portato magari i vostri genitori o i vostri nonni o voi stessi a lasciare il paese e andare dietro a un progetto, a un sogno, ma che ha portato, se ci pensate, tutte e tutti noi a vivere ogni giorno
con la curiosità, domandosi il perché delle cose, avrebbero detto i latini. Ecco, io vorrei chiedervi questo, di tenere un conto curioso, aperto, non soltanto ai ricordi ma anche ai sogni, di essere capaci, come furono i nostri progenitori, di inventarsi cose nuove e anche, perché no, di nutrirsi dello spirito dei navigatori che vennero qua e scoprirono una realtà che già c'era e che era meravigliosa, ma che aveva bisogno di essere sempre più fecondata nel comune rapporto con tante storie che poi hanno fatto grande, per esempio il Perù e non solo il Perù. Oggi siamo passati da Cusco e ho pensato a una delle città più... una delle capitali del mondo è stata anche quella città, e ho incontrato il sindaco e mi ha raccontato: sai, c'ho un po' di problemini perché devo pedonalizzare il centro della città. Ho pensato che esattamente 6 anni fa pedonalizzavamo il centro di Firenze, e penso che tutto il mondo alla fine è paese, le grandi città hanno tutte le stesse questioni, tutti gli stessi problemi, ma devono avere tutte la stessa passione, e cioè avere dei cittadini che non si limitano ad essere dei codici fiscali o dei numerini da chiamare in causa quando si vota, ma che sono persone. La nostra ambasciata è qui per questo, per rappresentare l'Italia, non soltanto per un visto, per un timbro, per un elemento burocratico, ma per ricordare e a tutte e a tutti che noi siamo l'Italia, il paese oggettivamente più bello del mondo, ma il paese che non si accontenta di essere il paese più bello del mondo, che vuole essere un paese in cui ci sono donne e uomini nei confini nazionali o sparsi per il mondo che hanno voglia di tener cari i ricordi, ma hanno ancora più voglia di costruire sogni e futuro. Con questo spirito vi dico grazie per l'accoglienza, prometto che non faremo francobolli celebrativi, così non facciamo gaffe, prometto che non so se riusciremo a tornare presto, insomma ci ha messo 70 anni un Presidente del Consiglio per arrivarci, magari il prossimo ci torna un po' prima dei 70 anni, non sarò più io, tranquilli, perché altrimenti si parla di rottamazione e poi sono sempre i soliti anche in politica, ma soprattutto a tutti e a tutti voi, grazie di cuore per la passione che mettete nel voler bene al vostro e nostro paese, e allora che viva il Perù, viva l'Italia, grazie di cuore per l'accoglienza e in bocca al lupo per i prossimi sogni.